tropicali o da altre parti, noi sappiamo che questo ha un giusto prezzo. E tra l'altro, poi, di questo pesce non si butta via nulla. Non si butta, ma poi un'altra cosa ancora, può essere conservato appunto in maniera molto naturale, o con la salagione oppure con l'affumicatura. Quindi non spreca energia per questa conservazione, cioè ritorniamo a un metodo di conservazione sano, che quindi è anche ecologico, rispettoso dell'ambiente, e che quindi ha consentito a tanta parte della popolazione che non poteva magari consentirsi dei pesci che normalmente sono più preziosi e più costosi, e ha consentito loro di poter utilizzare questo piatto che ha un basso costo perché ha una conservazione giusta, lenta, e quindi noi di Slow Food approviamo molto questa approvano anche qui ovviamente nel nostro studio le tantissime persone che circolano. Intanto andiamo con il riepilogo. Volevo solo aggiungere una mia opinione, che voglio capire se lo chef è d'accordo con me. Io direi anche che sia il pesce più genuino sicuramente di quello fresco, perché a volte per conservare questo pesce che prendono nei pescherecci, pesci importanti come cerne, sarghe, eccetera, usano la solforosa. Non è una novità, ormai lo sappiamo tutti. Allora mi chiedo a volte, mangiare un pesce al cartoccio, un pesce cotto, un merluzzo in brodo, conservato con la solforosa, io preferisco mangiare il pesce stocco, che sicuramente non ha quel conservante, spendo di meno, mi piace di più e non mi avveleno. Scusate la battuta. Andiamo con il riepilogo, altrimenti non ce la facciamo. Regia, prego, carpaccio, stoccafissa alla Troppitala. 1,5 kg di stoccafissa, 1 kg di patate, 150 grammi di olive verdi, un peperoncino, una cipolla rossa, olio d'oliva e sale. Prego Enzo, spieghiamo brevemente il procedimento. Allora, come dicevamo prima, facciamo soffriggere della cipolla in olio d'oliva possibilmente aromatizzato con olio, con aglio. Allora, si fa soffriggere la cipolla, si aggiunge il peperoncino, pochi minuti di appassimento, e poi si può aggiungere lo stoccafisso tagliato a pezzettoni, stesso discorso, si fa rosolare poco perché se no lo stocco andrebbe poi a sgretolarsi troppo, si aggiungono le patate, si completa a copertura con dell'acqua e si lascia cuocere per circa 20 minuti. Questo è un piatto molto delicato, anche se i sapori forti della nostra Calabria sono tutti presenti, perché quel peperoncino, le nostre olivette, i peperoncini, l'olio d'oliva che potrebbe essere tranquillamente aggiunto anche a crudo dopo, rendono questo piatto particolarmente invitante. Andiamo con il secondo piatto, regia, prego. Andiamo con stoccafisso ammollicato, 500 grammi di stoccafisso, 150 grammi di pane raffermo, 100 grammi di formaggio pecorino, sale, pepe bianco, olio d'oliva, scrivete tutti gli ingredienti. Allora, stocco messo a bollire con acqua leggermente salata, viene fatto cucinare per pochissimi minuti, giusto il tempo di sfaldarlo, dopodiché si può mettere in una cocottina, una terrina che può tranquillamente stare nella temperatura del forno, e poi ricoprirlo con del pane raffermo grattugiato, pecorino calabrese, prezzemolo, oppure si può aggiungere del finocchietto selvatico, della maggiorana, un filo di olio, e si mette a gratinare in forno. 10 minuti, 180 gradi, è perfetto. Ed è perfetto, avete scritto gli ingredienti, li stiamo lasciando un bel po'. Enzo Romano del Giardino dei Sensi di Montepaone Lido, che ha preparato questi piatti meravigliosi, ce li sta spiegando alla perfezione, grazie. Prego. E io mi auguro che oltre a questa serata bellissima tu venga di nuovo a trovarci a Masterchef portando 25 piatti, almeno, perché così almeno riusciamo vedremo di ridurre i nostri tempi. 4 li aveva finiti in mezz'ora, quindi andiamo con il carpaccio di stoccafisso su Misticanza alla Liquirizia, 500 grammi di stoccafisso, 500 grammi di Misticanza di verdurine, un limone, sale, pepe bianco o nero, olio d'oliva, liquore alla Liquirizia. Allora, in questo caso da un bel filetto di stoccafisso, possibilmente dalla parte della coda,
ricaviamo delle fettine sottilissime con un bel coltello affilato e mettiamo in un piatto queste fettine sottilissime. Vanno condite con un pizzico di sale, un pochettino di pepe bianco o nero e limone. Si lascia macerare per circa 10 minuti. A parte si possono mettere delle verdurine, in questo caso la misticanza, che sono verdure di vario genere, con un ulteriore condimento, in questo caso un azzardo, della liquirizia, il liquore alla liquirizia che viene fatto cucinare e ridurre in modo da avere una consistenza mielosa. Intanto io con questo meraviglioso vino Criserà che ha accompagnato questi piatti che abbiamo avuto modo di conoscere questa sera ringrazio l'azienda Criserà nella persona di Franco Tramontana. Vi sto ringraziando tutti, l'architetto Gigliotti, Enzo Romano, la moglie di Enzo, Maria Concetta Laganà. Giannini e poi Maria Laganà che è stata con noi anche lei dello Slow Food di Soverato. E andiamo con l'ultimo piatto: paccheri con ragù bianco di stocco e pistacchi, 320 g di paccheri, 200 g di stoccafisso, 100 g di pistacchi non salati, prezzemolo, sale, pepe bianco, olio d'oliva. Benissimo. Allora, in una padella facciamo soffriggere nel solito olio aromatizzato all'aglio dei pistacchi tritati. Poco, tempo di farli colorare, aggiungiamo lo stoccafisso tritato, molto sottile, un po' di vino bianco, in questo caso sarebbe preferibile Costa Viola di Criserà, un mestolo di acqua calda della pasta in modo da ottenere l'amido della pasta, si lascia cuocere il tempo di cottura dei paccheri, si amalgama il tutto e si cospargono i pistacchi tritati in superficie. E ringraziamo Norge, Stoccafisso e Baccalà di Norvegia. Ritroveremo il nostro amico giovedì prossimo. Ringraziamo Criserà, ringraziamo voi per la pazienza e ci vediamo domani sera alle 20, se vorrete, sempre qui a MasterChef. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.